Buongiorno a tutte. Come avevo promesso, sto facendo un video per quanto riguarda la fascia per capelli bimba. Allora, io ho questo piccolo tessuto e vedrò di farla magari carina, così se è bella gliela faccio mettere a mio nipote. Allora, innanzitutto bisogna tagliare due rettangoli della misura. Io sto facendo più o meno delle misure, diciamo ad occhio, però normalmente si prende la circonferenza della testa del bambino e in più si prende la larghezza che si vuole fare. Allora, facciamo finta che la circonferenza della bambina è di 45 cm, però io non devo tagliare 45 cm, farò diciamo 30 cm di larghezza, cioè praticamente questa è la parte che va sulla testa. In più la farò larga, diciamo 20 cm. Quindi queste sono misure che sto facendo insieme a voi e che quindi vedrò, dopo se mi piacciono. Allora, io intanto di qua mi lascio 1,5 cm di cucitura. La stessa cosa farò da questa parte. E di qua la taglierò in questo modo. Ok? Allora, poi, siccome questo lato l'ho tagliato di 30 cm, per arrivare a 45 mi servono 15 cm. Quindi io mi devo fare una fascettina di 15 cm. Quindi farò di 18 perché comunque ho le cuciture. E di larghezza, dipende dall'elastico che avete, vi fate la larghezza. Io in questo caso la sto facendo di 4 cm perché ho un elastico di 3 cm. Poi comunque vedremo dopo come. Ok, quindi io ho questa situazione, ho le fascettine, questa potete farlo intero o potete farlo spezzato come volete. Quindi ho le fascettine e i rettangoli e questa misura. Andiamo alla macchina e vi faccio vedere. Allora, come dicevo prima, le misure della fascia sono a seconda della bambina. Io sto facendo queste misure, però siccome non ho avuto l'occasione di misurare la testa di una bambina, quindi sto facendo queste misure. La misura è di 45 cm. Allora, io all'elastico ho fatto 18 cm, quindi diciamo che devo fare la metà di un elastico. Quindi se questo è 18, io mi devo tagliare un elastico di 9 cm o 9 o 10, quello che volete, dipende dalla bambina come sopporta l'elastico. Un attimo, trovo l'elastico. Allora, mi sono tagliato l'elastico di 10 cm. Allora, che faccio? Io intanto mi unisco questa parte, mi faccio questo. Allora, questo qua lo devo rivoltare, aspetta che mo, vediamo, non trovo il giravite, sono talmente disordinata quando lavoro che a volte non trovo le cose, però fino alla fine le trovo. Allora, mi rivolto questo dal dritto. Potete rivoltarlo anche con una pinzetta o con qualcosa che vi è più comodo. Io adesso sto facendo così, però devo prendere la pinzetta. Ho preso anche quella che non è buona, va bene, però vabbè. Dice no e no. Però diciamo
Un attimo, vado a prendere la pinzetta buona. Allora, dicevo, rivoltiamo questa parte e poi io la cucitura la lascio la parte sotto, quindi faccio entrare l'elastico in questa parte, me lo fermo da un lato, me lo fermo in questo modo e me lo fermo anche dall'altro lato. Questa fascia deve venire arricciata. In pratica l'elastico con la fascia deve misurare la circonferenza della bambina. Per esempio, io la fascia sopra sono 35, abbiamo fatto 35 centimetri o 32, non mi ricordo. E con l'elastico che tira, diciamo che arriva fino a 45. Però ripeto, queste sono misure che dovete prendere voi, perché io vi posso mostrare solo il metodo per farla, diciamo, più veloce, anche se è veloce, insomma, si fa per dire, perché è un pochino fastidiosa, ma non perché è fastidiosa, è perché vado male col telefonino davanti a fare una cosa e l'altra. Quindi dobbiamo avere un po' di pazienza e piano piano faremo tutto. Allora, diciamo che sto quasi alla fine. Eccolo qui. Allora, quando arrivate a questo punto che avete infilato l'elastico, lo fermate anche dall'altra parte. Naturalmente, come avete fermato il lato dell'inizio, fermate il lato della fine, quindi a metà, in questo modo. Diciamo che la parte di sotto è questa, ok? Allora, poi la parte di sopra dovremmo fare delle piegoline. Queste piegoline le potete fare come volete, magari queste girate sotto e le altre girate sopra o viceversa, come volete. Però praticamente queste devono essere proprio strette, quindi potete fare come volete. Diciamo che queste sono facoltative. Questo praticamente deve essere stretto in modo che questo, quando viene attaccato, non si veda tanto la differenza. Però facciamo anche gli altri e vediamo. Ok. Allora, poi questo qua, allora questa è la parte del rovescio con la cucitura verso di me, vabbè che tanto potete girarlo come volete, quindi potete metterlo come volete, tanto. Allora, uno lo attacco qui e uno lo attacco da questa parte. Ok? Quindi io mi stendo questo e me lo attacco dall'altro lato. Naturalmente cerco di stringerlo il più possibile. Ok? Poi questo qua me lo devo unire tutto. Allora, io lascerò una parte aperta da un lato qualsiasi, quindi lascio un pezzettino pure qui aperto e vado avanti. Il pezzettino aperto potrà essere anche di 4-5 cm, diciamo che serve un'apertura giusto per farlo girare.
Poi vi regolate comunque perché per girarlo sarà un pochino scomodo perché c'è l'elastico che è doppio, quindi dovremmo vedere un po'. Quindi mi continuo a cucire tutta la parte allora, quindi mi cucio la parte dell'elastico e mi copro le cuciture che già ho fatto. Quindi continuo a cucire anche quest'altro lato. Quest'altro lato lo finisco di cucire tutto perché l'apertura l'ho lasciata dall'altro lato. Quindi diciamo che è questa la fascia dei capelli. Allora, vediamo dove ho lasciato aperto. Era qui. Quindi io me l'ho rivolto. Magari mi faccio passare prima l'elastico che è più doppio, vediamo se passa, altrimenti lo aprite un pochino perché comunque diciamo che è un pochino fastidioso, però eccolo qui. Quando ormai è uscito l'elastico, diciamo che la fascettina è più facile che esca. Questa adesso vi dico ok. Diciamo che questa è una fascettina per una bimba proprio piccolina, però è questo il risultato, ok? Diciamo che di mesi, perché io ho fatto la ferma capelli per una bambina piccola e quindi avevo la sua misura. Allora, poi ve la stirate per bene. La parte aperta la potete chiudere o a mano oppure se volete la potete chiudere a macchina. Diciamo che è questa. Vi faccio vedere il risultato finale che è molto carino. E poi allora, innanzitutto bisogna prendere la circonferenza della testa, poi della circonferenza della testa, vediamo, eccola qui, questa è la fascia. Diciamo che è molto molto carina. Però ti ripeto, queste misure sono molto molto piccole, quindi questa è diciamo di un neonato, neonata anzi, una femminuccia. Però per una bambina più grande non ho idea delle misure, però magari se riesco a prendere le misure a qualche bambina che conosco, poi ve le do. Però ripeto, se voi dovete farlo... prendete la misura della circonferenza e fate due rettangoli come vi ho mostrato, anche se adesso vi faccio un disegno e vi faccio vedere le misure. Ripeto, questa è una misura piccolissima, quindi eccola qui. È una misura proprio di, vi faccio vedere la circonferenza quant'è, dovrebbe essere di 35, no, 36, eccola qui. 36 che poi allungabile diventa aspetta allungabile diventa 40 circa, quindi questa è la circonferenza di 40 centimetri. Una bambina di 4-5 mesi può andare, ok? E questa è la mia fascettina. Spero di essere stata chiara. Allora, la parte che dovete prendere la misura per fare questa fascia, questo livello dovrebbe essere sotto le orecchie, quindi vi prendete la circonferenza, tutta la testa e in più vi fate l'elastico, se riuscite a trovarlo più morbido di questo è meglio perché magari questo è un pochino duro e a volte non va bene perché tira un pochino, può dare fastidio. Quindi prendete la circonferenza della testa e poi decidete di fare il taglio dove volete. L'elastico dietro, se questa misura, per esempio, deve essere, che so, la bambina volete farla di 20, fatela 25 in più l'elastico lo fate di 20, fatelo di 10, giusto per farlo tirare un po'. Ok? E quindi è questa cioè la fascettina. Spero vi sia piaciuta. Buona giornata.